Serietà, per favore. 3, Ok. 2. Ciao. Ciao. Non ti sentiamo. Provi a entrare e riuscire. Me lo ricordavo diverso, però. Ma non è lui. Però. No, raga, non vorrei che ho fatto vedere nelle stories il link. Ciao. Ciao, benvenuto. Grazie, come va? Tutto Bene, grazie a te. Benvenuto a Muschio bene, Selvaggio. tutto bene. Com'è stato giocare nell'NBA? Ah, tutto bene, guarda, sono molto stanco. Devo andare quest'anno, ma il Deve coronavirus. essere peso. Silk Transit, Gloria Mondi. Muschio Selvaggio, podcast più fico. Luis, Federico, Don Triangolare. Muschio, microfono, videocamere, luci. Ospiti diversi, tanti nuovi amici. 20 minuti, un'ora di argomenti. Design, prevedibilità, gioco, inadeguatezza, risate, pianti, rispetto, sincerità e approfondimenti. Siamo negli anni 20. Muschio Selvaggio. Idromassaggio. Eccoci. No! Ma perché? Ma sei dal computer o dal telefono? Computer. Ma il computer. Allora, riusciamo a sentirti, ma sentiamo tipo. È la mia voce modulare. Ah, è la tua voce, ok. No, non è la tua voce. Vabbè, mi devo Puoi provare dal comunque. telefono? Io da un po' che sostengo che lo sport non fa bene. Hai una voce incredibile. No, Sembra no, non è la tua voce questa. un robot Si sentiva più tipo robot. Stiamo avendo technical difficulties. alieno. Adesso? Si sente Sì, benissimo. dai. Ce Oh. l'abbiamo fatta. Non era colpa tua, eh. Abbiamo Scusate, ma il avuto. giocatore di basket alla fine non capiscono un cazzo, quindi. Abbiamo avuto problemi tecnici anche perché Fede ha messo il link pubblico e sono entrate un sacco di No, persone. Abbiamo. ho fatto una stories inavvertitamente, si vedeva il link e è iniziato a entrare gente a caso. È entrato un ragazzo e faceva: allora com'è stato vincere un titolo NBA? Lui: no, bello, è stato bello. Beh, quindi era meglio la voce di prima o quella di adesso? Meglio adesso, no, ora sei molto umano. Anche se quella di prima campionata sarebbe stata perfetta per un brano di musica elettronica, Dei cioè, Daft Punk, guarda, avevi la voce era una roba tipo. incredibile. Giorgio Moroder sembrava. Ah, scusate, aspettate, apro, Ok. insomma, da dove ci chiami? Da San Antonio, dalla bellissima San Antonio. Cioè, noi abbiamo iniziato la scorsa stagione ovviamente a ottobre, io sono arrivato un mese prima, quindi è da settembre che non tocco casa in Italia, quindi comincia ad essere veramente pesante. Beh, riesci a toccare comunque delle persone. Ma la mia fidanzata per ora. Dai, Ottimo. dai, dai. Ottimo. Pensavo fossi rimasto chiuso in quarantena No, con un non ce l'avrei compagno di fatta. squadra e basta. No, Madonna, ma sarei scappato immediatamente. Meglio toccare la Quindi fidanzata che l'Italia, forse, dopo. assolutamente. Abbiamo No, perso. Poi abbiamo anche un cane, quindi almeno. Non è come Pippi, però. Sì, beh, io non ho neanche Pippi in casa. Io adesso, Scendi. vabbè. Poi adesso Sei ci da smar. solo? Sì, sono solo. Ci smarchiamo Devo fare una l'argomento. domanda, ti devo fare una domanda assolutamente. Vai. Lo Ma la vecchietta nel video è vera o è finta? scoprirai. Quando ti invito a bere un caffè qua e vedrai con i Beh, tuoi mi occhi. sono cagato addosso io, devo essere sincero. Beh, veramente. non dirlo a me perché io ho vissuto veramente tutto quello. Madonna. Veramente inquietante la vecchia. Beh, insomma, siamo un'altra volta finalmente tre Romagnò Emiliani contro un. Io sono sempre da solo, cioè intervistiamo solo bolognesi, raga. Ma Nel mio tu sei caso non dei funziona. Bologna, Bologna San o Giovanni in provincia? Persiceto. San Giovanni in Da San Persiceto. Giovanni a San Antonio. Esatto, è un attimo, eh. Cioè, dietro l'angolo. Sono due San. Esatto. Ma. Ed è a San Giovanni in Persiceto che hai mosso i tuoi primi passi nel basket. Esatto, ho cominciato a giocare quando avevo 6 anni, ovviamente nella squadra piccola, i pulcini, insomma, sai che si chiamavano pulcini, cose del genere, San Eravate Giovanni già in alti 2 metri Persiceto. più o meno. No, ma io piccolo, cioè nel senso ho avuto una crescita, poi secondo me l'ho avuta verso 15, 16, 17 anni, diciamo la crescita più importante. Quanto sei alto tu? 1,96 per 100 Porca troia. È kg. Però io tantissimo. la roba che ho sempre trovato assurda, anche quando andavo a vedere, perché voglio dire questa cosa, ho avuto una carriera cestistica io. Veramente? Ho militato nei Mojazza, che è una squadra in Viale Jenner, la zona araba di Milano.
e io credevo fortissimo nel diventare un cestista e piangevo perché non mi facevano giocare. Ma ruolo playmaker oppure... Allora, mi è sempre piaciuto fare il playmaker, perché io giocavo nei campetti quelli, sai, per strada, perché il basket da professionista e il basket quello da strada sono comunque diversi. Certo, beh, il playground è diverso dal basket. Playground è diverso, e a Milano tendenzialmente i più forti nel playground che io frequentavo, che era il Lido di Milano, dove gioca l'Armani, no? C'è anche c'è un campetto, e poi Parco Sempione. Raga, i filippini sono i capi dei campetti, eh. Io l'ho sempre detto. Hanno pure l'outfit, hanno l'attitude. Ma questo anche a Bologna, eh. Tutti, perché? Perché penso sia lo sport nazionale. Quello dove... è successo questa cosa tempo, mi sa, 5-6 anni fa. Sono andato in questo campetto a Bologna, che non mi ricordo dove, però era pieno di filippini che stavano giocando. Sono arrivato con i miei amici, mi hanno riconosciuto, perché loro sono appassionati di basket e sono incredibili. Cioè, sono arrivato, ha detto, no, giocate pure. Quindi c'erano tipo 30 persone che stavano giocando a basket, ho detto, ragazzi, andate via che devono giocare loro. Cioè, io mi sono sentito anche un attimo un po', vabbè, ma... Il boss del campetto. Possiamo anche aspettare, non è un problema. Ma proprio incredibile, poi con tutte le magliette NBA... I filippini giocano, cioè, hanno uno stile di gioco che tipo, se io ti devo passare la palla così, loro te la passano così. Hanno tutta la roba, devono sempre fare la cosa. Glizzano nel sangue, cioè è una roba particolare, una roba seria, devo dire. No, spaccano. Quindi io ho sofferto tantissimo il fatto. La domanda, mi viene una domanda, scusami. Secondo te, no? Cioè, sai, comunque, non è il tuo caso, però dico, ci sono magari genitori che vogliono assolutamente che il figlio segua la strada del calcio o del basket. Nel basket, oggettivamente, a me è una roba che mi ha sempre stupito, quelli più nani, no? Tipo Iverson, che in campo tu lo vedi e sembra un nano, cioè comunque è alto 1,80 m. Esatto. Cioè, comunque è alto, cioè nel senso, per la media è alto, ovviamente per il mondo NBA magari è basso. Sì, tu lo vedi in campo e sembra super basso. Domanda, secondo te ci sono dei... Cioè, io immagino, sono ossessionato col basket, non io, un genitore, ossessionato col... Sai quelli che portano i bambini a farle sfilate? Ormai è tardi, Fede, non puoi più giocarci a basket, è finita. No, hai ma non io, ma dicendo se secondo lui ci sono degli scenari per il quale uno... Per il basket la componente altezza è fondamentale, oggettivamente, cioè non puoi essere alto meno di 1,80 m. Ma guarda, devo essere sincero, cioè secondo me alla fine... Cioè, se uno vede che non cresce verso l'età dei 14, 15, 16 anni, si comincia ad ammazzare, nel senso dice, ok, cavolo, non sono cresciuto, quindi non riesco a diventare un giocatore di pallacanestro. Ma io penso che non sia vero del tutto, cioè nel senso, a meno che tu non sia 1,50 m, però nell'NBA ci sono stati anche dei casi, ma tempo fa, in cui c'erano stati uno o due giocatori che comunque erano forti, giocavano anche in quintetto ed erano alti 1,50 m. Adesso non so se avete guardato il film Space Jam, quello di Jordan. Certo. È presente che c'è Maxi Box, il playmakerino che palleggia. Ah, sì. Vabbè, sì. Ecco, lui era alto 1,60 m di tanto, per dirti. Però giocava è psicologico. Ma dipende dal ruolo, immagino. Dai, volevo sapere se nell'ambiente, no, dei genitori ossessionati di sta cosa, ci sono dei genitori che magari danno il GH ai bambini per farli crescere apposta. Ma non credo. L'unica cosa che non so era la storia di, sai, la storia di Yao Ming. Yao Ming era un giocatore cinese super alto, che ha avuto un sacco di problemi. Esatto, ma era alto 2,26 m. E c'è la voce in giro che diciamo che hanno scelto una madre alta, cioè la madre alta, il papà alto, li hanno messi insieme appunto per far crescere, diciamo, cioè proprio avevano già nel pensiero un giocatore di pallacanestro, il primo cinese forte, tutto quanto. Fatto in laboratorio. Esatto. Questa è la storia che gira attorno, poi non sarebbe, so se è vero, però. Sarebbe pazzesco, cioè. Madonna. Tutto è possibile. No, è pazzesco, quella roba lì è incredibile. Però lui, cazzo, era troppo alto, tanto che ha avuto una carriera brevissima. Sì, perché riusciva... Problemi al ginocchio, problema alle caviglie, cioè alla fine comunque essere così alto non è che ti allunga proprio la carriera. Perché devi mettere massa muscolare, le ossa non tengono. Ma poi facevi anche fatica, diciamo, a correre nel mondo dell'NBA che adesso, cioè adesso l'NBA è molto, cioè si corre molto, è molto spettacolare, quindi sai, quei giocatori lì facevano, cioè in questo momento farebbero molta fatica, infatti lui ha avuto, come hai detto tu, una carriera corta. Però era molto forte. Molto forte, madonna. Ma invece probabilmente lo sport è fondamentale, soprattutto il basket, per uno alto,
perché se cresci in fretta, tu hai detto dai 16 anni sei cresciuto di botto, saresti stato magari tutto scordinato e giandone, così diciamo, esatto. Bologna, e invece giandone, e magari ti ha dato una... hai il pieno controllo del tuo corpo ormai, non mi immagino tu che sbatti troppo... Ma in che senso? Guarda, perché uno altro va giù così? Sì. No, come la, verità, quel... guarda, la domanda che mi ha fatto Fede l'altra volta, che è stata quella comunque, io prima ho giocato a San Giovanni, poi sono andato a Bologna a giocare per la Virtus prima e poi per la Fortitudo, e prima di andare in NBA comunque io pesavo 78 kg, 82 kg, ho dovuto mettere su comunque massa grassa, cioè nel senso è massa grassa, ho dovuto mettere su comunque della massa muscolare per comunque cercare di stare in quel mondo, perché sappiamo tutti che, cioè, i giocatori di ragazzi, colore, vabbè, soprattutto però... in quel mondo, hanno un telaio che c'è. Mi assumo io la responsabilità. Solo lui si fa delle robe che fanno i giocatori. No, cioè, quelli sono... mi assumo la responsabilità di dire questa cosa. Cioè, io ho visto il cambiamento fisico tuo, il cambiamento fisico di Gallinari, cioè anche Gallinari, certo, è diventato una merda. Tu lo vedevi quando... in America, secondo me, raga, perché è tutto, ci sono dei parametri diversi, un integratore italiano è diverso da un integratore americano, secondo me. Può essere, assolutamente. Sì. Io sicuramente ho fatto un lavoro... Guarda lui, guarda le foto di Luis prima che andassi in America. No, ma le ho viste. E dopo che... Ma infatti, secondo me, questa domanda non devo rispondere io, devo rispondere a Luis. Ma io, intanto che peso meno di una... di un, cioè, peso come Martin, cioè, siamo... non sono... Ma sì, peso... al momento peso 75 kg. Quanto è alto? Sono 1,83, dovrei pesare molto. Pesare più. Pesi 75. No, possibile. Dai video, dalle foto, secondo me pesi almeno 82 kg. No, sono pesato 2-3 mesi fa, pesavo 81-82 kg. Adesso ho perso. Per quello la canottiera per bilanciare, così sembra un attimo. Più. Invece sono una merda. Mi stai dando della merda indirettamente a me perché ti ho preso come esempio. Affanculo. No. Io e Marco abbiamo già parlato perché abbiamo fatto questa cosa per la Rai, dove però ci hanno fatto il, cioè, bello. No, vabbè, non commento. Però è molto istituzionale, quindi mi sono trattenuto da un sacco di domande. La cosa figa che è emersa dalla conversazione che abbiamo avuto, abbiamo visto il video di quando hai vinto il titolo NBA San Antonio, e c'è questo giornalista italiano che lo intervista, e lui, cazzo, esplode in un pianto iper commovente di gioia misto a frustrazione, e la cosa che io ho captato da quell'intervista lì, nonostante il giornalista ti dicesse vabbè l'Italia ti ha sostenuto un sacco, perché ovviamente orgoglio italiano puntava più sulla cosa un po' Rai 1 di dire l'Italia ti ha sostenuto da lontano, e invece tu comunque dicevi la bocciofila. No, la cosa figa è dire grazie a San Giovanni. Bocciofila per venirmi a vedere, e poi comunque, cioè, sembrava che ti sentissi molto solo, cioè ci sei tu che dici cazzo ce l'ho fatta, come per dire nessuno scommetteva su di me. L'hai proprio detto, dicevi proprio nessuno. No, esatto, sì, ho detto proprio quella frase lì, ma nel senso, secondo me, sai, in quei momenti lì poi, cioè, si dicono delle cose che ovviamente, sai, sono vere, però non te l'aspetti neanche di dire. E il mio primo pensiero ovviamente è stato a tutte le fatiche che ho fatto comunque negli anni precedenti, in cui tutte le persone dicevano, sai, lui non è un giocatore NBA, deve tornare in Italia, non è in grado, non sa difendere, non sa tirare. Quindi io, nonostante, diciamo, tutte queste critiche, ma cioè fanno parte della vita comunque queste cose, sì, che si parte della vita, però alla fine è bello quando uno vince dire orgoglio, esatto, che l'Italia è stato sostenuto. Invece in verità quando vai lì è più una narrazione tipo non tiene il passo, cioè, quindi non è, c'è supporto, esatto, e c'è anche una cosa scoraggiante di cose che arrivano. Magari ti hanno spronato un sacco queste no, ma infatti io quelle cose lì, cioè nel senso, tutte le critiche io le ho sempre accettate nella maniera giusta. Non sono mai stato un giocatore che ha detto qualcosa, magari non so, sui social oppure giornalisti, nel senso, io me le sono tenute dentro e poi esplodevano in campo, diciamo. Cioè, quella è stata la cosa bella, io penso che sia stata una delle cose più belle della mia vita, perché sai, alla fine molte persone non credevano in me, a parte ovviamente la mia famiglia, i miei amici e la mia ragazza, però sai, tante dicevano, per gelosia o per tanti altri motivi, dicevano no, lui non è in grado, deve tornare in Italia. E invece in spogliatoio fanno nonnismo, cioè ci sono quelli più forti che sono magari stronzi e ti dico... Ma guarda, ti dico, io sono stato fortunato e non ho beccati tanti, però ti dico, alcuni sì, magari, cioè, ti obbligano a portare tutti i giorni
le ciambelle, a portare tutti i giorni le valigie nella loro camera, ti riempiono, poi sai, nell'NBA c'è questa, che poi a me non è successo, però ti riempiono la macchina di popcorn, non so se avete visto dei video, no, però c'è una roba, no, è una roba terribile, perché comunque sai, se ti riempiono la macchina di popcorn, cioè devi portarlo, ti rimangono lì a vita, esatto, cioè devi portarlo subito a lavare, cioè, non so, devi tirar via tutto quanto, e poi per dirti altre cose, magari sai, il rookie sarebbe il giocatore del primo anno che viene scelto dalla squadra, e li fanno portare durante i voli, prima di partire, non so, i giocatori, quelli più famosi, quelli con più esperienza, dicono vabbè, vammi a prendere dei chicken wings che le voglio mangiare durante il volo. Quindi il giocatore, prima di arrivare in aeroporto, si deve fermare al fast food, prendere chicken wings, portare in aeroporto. No, e tu le hanno fatte fare? Io non le ho fatte per fortuna, ah. Io non so perché, non so il motivo. Nonnismo, praticamente. Sei italiano. Vabbè, però ti dico, cioè non sono cose... Cioè, nel senso, io l'unica cosa ti dico, quando ero in Fortitudo, che ero il più giovane, mi hanno messo dentro il cesto dei palloni, non so se avete presente, no? Una gabbia. Hanno svuotato i palloni, mi hanno messo dentro e mi hanno lanciato giù con le scale, perché la paradossa c'è il campo, dopo lo spogliatoio giù e vai giù con delle scale. Pericolosissimo. Mi hanno lanciato giù, e quella è stata, per dire, nella mia carriera è stata l'unica volta in cui ho sentito veramente il nonnismo, ma del resto io non ho mai, cioè nel senso che ho portato uno zaino a Baron Davis in camera o roba del genere, ma... Minchia, Baron Davis, che hit! Anche con piacere, magari. Con lui. In che squadra? A Golden State, il primo anno. Golden State, c'era Baron Davis. Hai conosciuto anche... Come si chiamava quello che schiacciava da paura nei Golden State? Michael Jordan? No, nei Golden State. Uno può prenderlo quasi come un onore. Aspetta. Che era bravo solo a schiacciare, forse. No, non lo so. Non mi viene, suona malissimo, nome, detta no, così. Ha vinto un All-Star Game di schiacciate di Golden State, aspetta. Ah, Jason Richardson. Jason Richardson. Ok, che ha fatto la schiacciata con quella così. Fare in mezzo le gambe. Ah, no. Ma io però lì quando giocava lui non c'ero. Non c'era? No. Cioè, comunque, no. Se tu... secondo me la cosa affascinante di uno sport. Intanto Martin ci ha mollato. Sì, è che non gli va il telefono. C'è rotto. La cosa affascinante di essere uno sportivo è che hai l'opportunità di lasciare un segno indelebile. Cioè, tu sai che le tue gesta, cioè in qualche modo siete gli eroi greci che di un momento però. Di un momento. Cavoli, perché però... magari c'hai... Tu sarai, le tue gesta rimarranno indelebili nella storia d'Italia e dell'NBA, cioè cazzo hai vinto. Quando vinci però. Beh, sì, io parlo di te. In realtà, certo. Anche solo trovarti lì, anche se tu non dovessi vincere mai, il fatto che tu davvero da Sanjo trovarti nell'NBA, cioè quello è già la... No, assolutamente, ma io l'ho sempre sognato, ma cioè... Per una persona, diciamo, che non è in questo ambiente o magari che non conosce bene l'NBA o non è appassionato, cavolo, dice, ma come cazzo ha fatto questo qua da San Giovanni in Persiceto, un paese comunque di 25.000 persone, a ritrovarsi, per dirti, il primo anno a San Francisco, poi in tante altre città, Chicago e adesso San Antonio. Cioè è una roba che comunque mi rendo conto che però alla fine, secondo me, racconta bene quello che sono, nel senso... Cioè, credere nei propri sogni, il lavoro duro, sacrifici, alla fine sono cose che si possono realizzare nella vita, diciamo. Cioè, secondo te la componente, che è una cosa che a me, secondo me, può ispirare tante persone, no? Cioè, per esempio, nella musica, però sempre meno spesso, però c'è stato un periodo, in alcuni mondi, periodi musicali, in cui la voce, avere una voce è fondamentale. Che però se ci pensi è un po' respingente, perché con la voce fondamentalmente ci nasci, non è, cioè io ho studiato canto 5 anni, ma c'ho una voce di merda e mi tengo quella che ho, cioè imparo a usare il diaframma, però è una componente naturale, no? Cioè secondo te quanto nel basket la componente è di talento e una componente invece è di sudore? Guarda, allora... il talento è molto importante, adesso ti potrei dire che secondo me... Almeno il talento 70% ci deve essere, il resto deve essere comunque lavoro sodo in palestra. Perché dico, ci sono tanti giocatori che magari non nascono, ovviamente, come stavamo dicendo, con talento, però alla fine
cioè vedi dei giocatori che dici oddio cavolo, ma questo come cazzo fa a giocare in NBA, che non ha talento, però gioca magari più di me, perché è funzionale alla squadra, perché funziona nella squadra, perché magari si fa veramente un mazzo così tutti i giorni, il lavoratore fa trovare pronto diciamo nel momento giusto, quindi certo, che questo sia diciamo perché aspetta, dalle mie poche conoscenze di NBA, tipo Carmelo Anthony è un tipo un grandissimo talento che magari non ha lavorato e non era un grande stacanovista e si è un po' perso, può essere. Beh, diciamo che sai, su di lui le voci erano che era un po' un perdente, perché lui sai, col talento, con tutti i punti che faceva, non è mai riuscito diciamo a portare la squadra a vincere il titolo NBA, diciamo, quindi questo è il motivo. Talento della Madonna, che non è il mio preferito. Sì, ma è la persona che ci ha fatto il matto quando abbiamo giocato contro di loro per la prima volta. Carmelo Anthony. Siamo nel 2000, sì, nel 2000, quando abbiamo fatto i mondiali. Il Dream Team. Esatto. Eh sì, erano lui, però, e LeBron, erano i primi due del draft di quell'anno. Di quegli, sì, anni. Però c'era anche Chris Paul, insomma, la squadra era forte. Mm-hmm. A tal proposito, no? Nella tua storia, il cos'era, le Olimpiadi, no? Erano i mondiali. Nei mondiali del 2000 e... 4? Allora, dovrebbe essere, aspetta, 2005-2006, non mi ricordo bene. Mondiali di Tokyo, praticamente l'Italia gioca contro il Dream Team con Carmelo Anthony, LeBron, Chris Paul, e tu ti fai notare, cioè perdiamo la partita ovviamente perché era praticamente impossibile. Quella era la scritta. Fai una schiacciata in faccia, non mi ricordo chi, segni Carmelo. Un botto di punti a Carmelo Anthony, ti fai notare alla grande, ti faccio una domanda, cioè secondo te se non ci fosse stata quell'occasione di vetrina per farti notare, sì, avresti avuto un'altra occasione per entrare in NBA o quella è stata la tua chance e te la sei giocata subito? Allora guarda, secondo me quella partita ha inciso molto sul mio futuro, però secondo me sono consapevole del fatto che probabilmente avrei avuto altre occasioni. Dici? Perché comunque, almeno quello che penso, perché probabilmente sai, quella partita lì, ok, per me è andata bene, però sai, avevo 18 anni, 17 anni, cioè magari la maggior parte delle persone va male quella partita, nel senso, sai, la paura di giocare contro gli Stati Uniti, quindi poteva essere, diciamo, una grande figura di merda, però fortunatamente non l'è stata, probabilmente... Se non avessi fatto quella partita non sarei stato scelto magari alla 18ª scelta da Golden State. Probabilmente questo. Beh, tu l'avrei saputo se eri Johnny Radar dell'NBA, no? Io, cioè, nel senso, dopo quella partita si sapeva, comunque si vociferava che potevo essere nelle prime 20 scelte del draft. Quindi magari se giocavo di merda non venivo scelto, oppure venivo scelto al secondo giro, per dire. Però probabilmente sarebbe stata una cosa che sarebbe venuta fuori col tempo. Ma sì, esatto, certo. Culo fino a un certo punto, nel senso, ti sei... A me piace pensare... Hai ragione. A me piace pensare che è stata la tua prima chance, te la sei giocata da paura e magari l'unica, che ne sai? No, ma può essere, assolutamente. Cioè, possono essere entrambe le cose, sì, tanto no. È andata così. Sì, esatto. Andata teniamola bene, teniamola, che... teniamola così. Tanto teniamola. Si può tornare indietro. Sia mai che ci ripensi, no? Magari quella volta abbiamo avuto... Abbiamo sbagliato, via dall'NBA. Beh, ormai la tua carriera va, cioè ormai hai 20 anni, no? Siamo alle sgoccioli, volevi dire? No. No, non volevo dire ormai, volevo dire che carriera lunga, cioè 20 anni. Qual è l'età media di una carriera? Ma guarda, direi verso i 35-36 probabilmente la media in cui un giocatore può cominciare a smettere, però ci sono i casi ovviamente, tipo non so, Ginobili che ha smesso a 39 anni oppure a 40 anni, lì dipende, no. Lì dipende molto dal fisico, da quanto lavori duro, da comunque la dieta, da tante cose, capito? Quindi io adesso ho 34 anni, quindi come dice lui, mi vacco l'anno. Poi... No. Beh, anche se fosse, nel senso, tu fai... No, ma finché sto bene, cioè nel esatto. Senso, finché sto bene, al fuoco dentro comunque di confrontarmi e voglia di vincere, quindi... Vado avanti, cioè non solo per soldi ma per tante altre cose. Certo. A proposito di soldi, vai. Praticamente parrebbe, l'avevo visto, mi pare da PIF con Gallinari, che Gallinari spiegava che quando tu entri in NBA ti mettono un po' di coach, di life coach intorno. Tra i tanti life coach ce n'è anche uno che ti aiuta a stare lontano da quelle che in America vengono chiamate gold digger.
Guarda, allora, si chiama Rookie Transition Program e praticamente te lo fanno fare. Allora, tu vieni scelto dall'NBA, dal draft. Ok. E quando vieni scelto, ovviamente c'è un periodo di pausa prima che inizia la stagione. E io, almeno quello che ho fatto io, è stato, siamo andati a New Jersey 3 giorni. E, ovviamente i giocatori scelti in quell'anno. E praticamente c'erano un sacco di persone che spiegavano un sacco di cose importanti. Cioè, prima di tutto, come indossare... Scusate, colpa mia. Spiegavano la cosa più importante, come mettere un profilattico. Ma come? Te lo giuro. No, c'era proprio questa donna. Con la banana. Con... Ma esatto, perché? Perfetto, vedi? Madonna. Non capito. Allora, ma davano banana... per scontato? Cioè, perché no, alcuni no, arrivano no, e non no, sanno come... È una cosa semplice, perché sai, soprattutto in America, magari sai, si vede molti giovani che comunque, non so, 17-18 anni, hanno già dei bambini, cioè a differenza nostra. Quindi non sai se sono stati errori oppure sono state cose volute. Quindi ovviamente loro, per insegnare comunque qualcosa di nuovo e comunque anche importante, c'è proprio la donna che tipo, non so, viene, si presenta al tavolo con tante banane. E ciambelle. No, le ciambelle con, no, con banane. E profilattici, ovviamente quando finisce la riunione ci regalano un sacco di profilattici, però ci insegnano proprio come si mette il profilattico e questa è una di quelle cose che spiegano. Poi spiegano ovviamente come gestire, diciamo, i soldi, come gestire o come comportarti con la famiglia, con le amicizie o insomma, diciamo, questo è il... E questo immagino fanno, per scongiurare il fatto che possa arrivare qualche amico a soggiogarti, a circuirti. Assolutamente, quello, pure sai, i pericoli che possono... Cose molto americane, possono... devo dire. Esatto. Cioè, ma sono cose pesanti, cioè nel senso che noi cioè, abbiamo fatto 3 giorni a New Jersey, ma dalle 8 del mattino alle 8 di sera, cioè non è che dici ok, sono 2 ore, poi dopo ognuno va per i cavoli suoi e si va a godere New Jersey, New York, per dirti, cioè sono stati 3 giorni pesanti che però devono essere fatti per tutti. E scusa, sul tema gold digging, cioè come lo traduci? Scalatrici sociali? Sì, arrampicatrici. Sì. Cosa c'è? Che, qual è? Cioè, cosa ti dico? Stai attento a... No, stai attento, diciamo, alle donne, cioè nel senso anche... attento alle donne che portano guai. Insomma, lo diceva anche mia madre. Un po' da zio. No, come comportarsi appunto con le donne, perché sai, noi magari ci sono tanti giocatori, ma anche io che comunque arrivo in un mondo NBA in cui comincio a guadagnare tanti soldi, e dopo diciamo la calamita arriva, diciamo, per le donne, nel senso che magari vengono lì non perché sei un bel ragazzo così, ma perché magari vogliono approfittarsi, diciamo, dei tuoi soldi o comunque di tante altre cose, quindi è pericoloso, cioè per dirti noi, poco tempo fa ci hanno detto magari anche di prendere spesso l'ascensore da soli per evitare... Una cosa incredibile, la sapevo anche in America, c'è questa cosa che tutti... prendono gli sportivi, persone di successo, gli ascensori con un testimone, esatto, perché idealmente è capitato. O da solo testimone, esatto. È un testimone perché se tu vai da solo con una donna può succedere, è successo nel senso, cioè non è... Cioè io vorrei sviare la roba. Che lei dice che ti ha abusato. Sì, che l'hai abusato. Ma non perché è così, perché penso in America è successa una cosa, adesso non mi ricordo se era con un giocatore. Penso che era una cosa del genere. Se, no, io so di una cosa, adesso magari è una cagata, però o di un giocatore di basket o di rugby, che una ragazza era andata a prendere il profilattico usato del giocatore, sì, sì, l'ha spremuto, raga, esatto, se l'è messo nella patata e dire che era stata... Ma dove l'ha trovato? Nel cestino. Nel cestino, è andato in camera. Una roba del genere, l'avevo letto da qualche parte. Ma sono cose impensabili che però, purtroppo, in questo mondo cioè, possono succedere. E quindi veramente... raga, cioè, io non penso che sia assurdo. No, succedono in tutti i mondi, a tutti i livelli. Vabbè, posso dire, a quel livello lì, è una forma di tutela per tutti. È una forma di tutela per tutti. Per tutti, no, quello sì. Per le scammer o per gli scammer, sia... Se magari se per una donna la tuteli perché c'è sempre una persona, boh, sembra un po'. No, è vero. Too much, però. Beh, però sai, sono successe cose strane. Ma ascolta, domanda un po' impertinente: tu poi sei sempre stato fidanzato con la tua fidanzata da quando sei andato in NBA?
Allora, siamo stati insieme per sì, allora un periodo fino al mio terzo anno in NBA. Poi dopo ci siamo lasciati per qualche anno e poi dopo siamo ritornati assieme. Okay, allora lei è venuta con te dall'Italia? Lei è venuta con me allora, le prime volte faceva un po' avanti e indietro. Poi dopo da 2 anni invece che viviamo assieme. Prima lei lavorava, quindi Allora qui parte la domanda di rito di Muschio Selvaggio che faccio sempre. Vai, cosa hai fatto in quei 3 anni quando ero singolo? No, ormai mi hai già risposto. Cioè, ma in che modo percepisci che la fama agevola la tua vita sessuale essendo un giocatore di NBA? Di solito Fede dice si scopa di più a fare questo. No, è vero. Non bisogna nascondersi dietro questa cosa. Secondo me è vero. Cioè, nel senso, è vero che alle donne magari in generale piace questo, è fascino, cioè, nel senso la verità quella, probabilmente per un giocatore o per qualsiasi altra persona diciamo famosa probabilmente è anche più facile far sì che questo accada, diciamo agevola comunque l'inizio di magari un rapporto, quello che si deve. Poi l'italiano in America, l'italiano esatto, alto, tu lo sai bene, piace molto l'italiano. Sì, è proprio, cioè siamo una minoranza apprezzata comunque, no? Dici? Comunque veramente la cosa che non mi piace dell'America, ma presumo anche te, è questi cazzo di spaghetti meatballs. No, cioè, io ancora peggio. L'Alfredo sauce. Ma sono buonissimi, raga. Magari da un italiano. Cioè, non si possono mangiare, cioè io ti giuro, potrebbero essere anche buonissimi, ma a prescindere io non le mangio, cioè. No, ascolta, giusto. Però io me li faccio in casa con il classico, con le classiche polpette al sugo con i piselli. Già faccio polpette al sugo con i piselli, con lo spaghetto, è comunque uno spaghetti mito. Però sì, che loro credono che Olive Garden sia un vero ristorante italiano. Sì, madonna mia. No, dovrebbero fare tutti veramente come team di Checco Zalone, avete presente quella scena? Ah, sì, che quando va a mangiare nel ristorante che stacca il cartello. Tu quante città hai vissuto d'America? Allora, io ho fatto San Francisco, Toronto, Chicago, New Orleans, San Antonio, Sacramento, Atlanta, Filadelfia e San Antonio ancora. Che bello. Hai fatto un sacco di San, proprio da San Giovanni, esatto. Davvero. Era San destino, Francisco. Vedi, era tutto già scritto. Ma era poi, in quasi hai un santo in paradiso, ne hai forse più di uno. Tre, esatto. Ma poi hai fatto, 15 anni fai negli Stati Uniti, no? Più o meno. Ah, allora io ho fatto dal 2007 fino adesso, quindi sì, sono 12. E sei riuscito a mantenere l'accento bolognese, emiliano? No, ma quella non va via, cioè nel senso, secondo me, a meno che tu non studi in America e vai a scuola, cioè secondo me l'accento rimane. Per me mi ha aiutato molto, perché io sono arrivato in America i primi anni che comunque non sapevo neanche l'inglese bene, quindi l'ho imparato, se si può dire, cioè andando fuori con gli amici, andando al ristorante, che secondo me penso sia uno dei modi migliori. Sì, certo. Però all'inizio facevo molta fatica, cioè nel senso, io ci sono delle volte che facevo veramente le figure di merda. Sì, tu cioè, per esempio in realtà, no, i giocatori mi parlavano, facevo finta di capire, dicevo sì ok, e poi magari mi mandavano a fanculo, cioè per dire, non lo so, però cioè, insomma fa parte di tutto quanto, diciamo. Sì, non è tanto fondamentale, tanto sul campo di parole se ne dicono, non è che si hanno conversazioni. Sono poche poi anche le parole che dicono quando si gioca, cioè nel senso, vabbè, a parte quando c'è un time out, cioè quando ti incazzi cosa dici, fuck, motherfucker, o nel senso le parole alla fine sono quelle lì. E ti scappano mai parolacce, cose in italiano? Sì, no, spesso. Comodissimo. No, ma meglio, anche perché è super, perché magari se dico coglione delle parolacce in inglese, in italiano ovviamente l'arbitro non capisce. La cosa bella è che quando nel 2014, quando giocavo appunto con Ginobili, lui aveva giocato in Virtus, quindi parla italiano. Ginobili parla italiano, esatto. Da paura, esatto, quindi io e lui parlavamo italiano in campo e lo usavamo anche come arma tattica, nel senso che gli avversari non capivano. Ma dov'è che ho visto un video di Kobe Bryant che parla a qualcuno in italiano, parlava a te? Parla italiano. Com'è? Parlava a te in italiano e ti diceva tipo, dai cazzo, perché? No, tu hai visto quel video su YouTube che parla con un suo compagno di squadra che è Vujacic, se non sbaglio. E gli parla in italiano? No, ma lui proprio ti dico, allora,
lui parla italiano molto bene, cioè parlava italiano molto bene. E, lui ha avuto a Los Angeles anche Ettore Messina come allenatore, italiano ovviamente, e lui il primo giorno che si sono visti, il primo giorno di training camp, gli ha detto: piacere di conoscerci, mi raccomando, io te parliamo solamente in italiano, perché lui voleva proprio mantenere questa cosa. Molto speciale. Ah, scusa, ma anche lui era, se non sbaglio, qui in regione? In Emilia Romagna? Ah, lui è nato in Calabria. Giovanili, no, lui ha fatto le giovanili a Reggio Emilia. Oh, ma c'è qualcosa in questa regione, ragazzi. Sì, sì, noi siamo 11, non c'è proprio. C'è qualche cosa di buono qua. Bisogna però la sua squadra in Serie A non era una squadra di calabrese? Allora, Kobe Bryant no, Ginobili è venuto a giocare in Italia a Reggio Calabria e poi dopo è nato in NBA. No, ragazzi, cioè, Kobe Bryant ha giocato a Reggio Calabria, eh? No, no, ti stai sbagliando di brutto. Se non lo so io queste cose, vuol dire che vuoi correggere? Kobe Bryant. No, ha fatto le giovanili a Reggio Emilia, poi dopo è andato a giocare al college, che non mi ricordo dove, in America. No, ragazzi, fidatevi, guardate, ha giocato a Reggio Calabria. Ma per quanto? Un giorno? Aspetta, il primo coach di Kobe Bryant. Ah, ok, aspetta, magari suo padre ha allenato. Ha mosso i primi passi nel basket a Reggio Calabria, Kobe Bryant. Vabbè, ma quanti anni aveva? Vabbè. 7? Aspetta, tra l'86 e l'87, quando il padre, il padre giocava a Reggio Calabria e quindi lui stava a Reggio Calabria. No, Kobe, essendo il mio idolo, insomma, dovrei saperle queste cose. Beh, minchia. Esatto, Vabbè, diciamo che la regione Emilia-Romagna deve molto alla regione Calabria. Mettiamola così. Esatto. La Reggio Calabria, Reggio Emilia. Ma scusa, esatto. Poi sbaglio, forse questo io... Vai. Mea culpa. Sta tentando a sbagliare, esatto. Perché prima ci ha detto ormai... Infatti il mio sbaglio non è un interrogativo, ma è un'affermazione. Io sbaglio. Ma qui a Bologna è più importante che nel resto d'Italia il basket? Sì. Ok, non sbaglio. No, presumo che... Penso Bologna, Cantù. Cantù. Milano, Treviso. Sono le... Quando c'era la grande Benetton, insomma, ma direi che come Bologna... Sì, beh, qui c'è la Basket City e Bologna Virtus, cioè nel senso... Qui c'è la Fossa dei Leoni, no? Come si chiama? Allora, Fortitudo, Fossa dei Leoni e poi c'è, esatto, Virtus e i Forever Boys, se non sbaglio, non vorrei sbagliare. Io so solo un coro, nella vita so un coro, non so i cori di calcio, non so niente, so solo... Bellinelli, figlio di... No! No, è tipo io tifo le vunere, non me ne frega niente, abbasso Fortitudo della sua gente. Ma poi ce ne suona. Vabbè, anche il bello comunque della pallacanestro in generale, cioè, vabbè, come tutte le curve, quando c'è il derby è stupendo. La tifoseria italiana è più pressante di quella americana o c'è un pareggio? Sì, no, cioè, nel senso, qua è molto più tranquilla la situazione. Beh, lì sono ultra, poi, qua sono proprio ultra. Cioè, qua la gente, i tifosi vengono veramente a godersi lo spettacolo. Infatti tu vedi, per dirti, non so, seduti vicini, uno con la maglia San Antonio e uno con la maglia magari Lakers, per dirti. Cose che in Italia, diciamo, dubito che possa succedere. La prendo sul personale. Qua veramente è molto, sì, qua è molto più tranquillo. Cioè, qui la gente viene veramente... Qui è lì è showtime. A godersi lo spettacolo, sì, showtime, si fanno lo dog beer, poi vanno a casa distrutti. Mentre sai, in Italia magari c'è proprio hai i suoi pro e i suoi contro. Io per esempio sono andato a vedere un po' di partite in NBA e per assurdo preferisco vederle alla TV, perché quando le vedi dal vivo sei completamente distratto da 800.000 altre cose, perché sembra che lo spettacolo vero sia... Però è bello comunque. È bellissimo, il grande pezzo degli americani è che come sanno fare entertainment e spettacolo loro, nessun altro. Esatto. Però devo dire che io nelle partite, quando vedevo le partite, non riuscivo a godermele perché ero distratto più dagli inframezzi, quando fanno la kiss cam, quelle cose lì. No, ma è pazzesco, cioè fanno un sacco di cose. Una volta ho limonato nella kiss cam con mia moglie, raga. Sì, davvero. Sono belle, cioè. Ma la gente vuole, cioè, giustamente vuole venire alla partita divertendosi, magari dallo stress del lavoro, cose del genere. Io una cosa che non ho mai capito... È il concetto ultra del menarsi o ad arrivare nel calcio ad accoltellarsi per uno sfogo, aspettarti fuori magari dopo una partita andata male, dici: ma perché hai giocato male? Dove sei stato ieri sera? Cioè, nel senso, così secondo me
la vivi male, cioè nel senso, perché comunque tutti i giocatori immagino che vadano in campo per vincere, certo, e per far felice ovviamente tutte le tifoserie, quindi non lo so, lì è veramente particolare e devo essere sincero che cioè, non mi manca tanto. Ma infatti come avresti secondo te percorso la tua carriera qui in Italia, fossi rimasto qua? Beh, avrei vinto tutti gli scudetti, tutte le Champions League, no, non lo so, no, non lo so, sicuramente, beh, l'obiettivo è sempre stato quello di vincere, io ero in fortitudo prima di andare in NBA, chi lo sa, perché sai, nel campionato italiano poi sono cambiate tante cose, nel senso anche crisi, cioè nel senso pochi giovani, sono cambiate alcune regole, danno poco spazio magari ai giovani, crisi economiche, nel senso, quindi sai, sarebbe stato un po' diverso. Sarebbe stato l'interruzione di un sogno. Sicuramente sto molto bene qua, cioè non ho mai pensato che non può fare, ma no. Esatto. Ma io abitavo proprio a fianco al Paladozza fino a qualche mese fa, e quando vinceva, mi ricordo un giorno ha vinto la Fortitudo, sentivo dei clacson eccetera, mi affaccio perché sentivo un casino della Madonna, guardo giù, 2005? No, in realtà qualche mese fa. Quando sono andato in Serie A, E ho pensato, minchia, che casino, guardo dalla finestra e ti giuro sono state 30 persone su un carro, su un camion, sì, sì, sì. 30 persone, facevano un bordello della Madonna, però... Sì, che poi vanno in Piazza Maggiore, insomma, con i fumogeni, le bandiere. Esatto. Che rapporto avevi con Kobe Bryant? Un buon rapporto, nel senso ci siamo conosciuti, vabbè, la prima volta che ho giocato contro Kobe mi sono cagato addosso, nel senso, perché sai, giocare contro il proprio idolo è una cosa che succede tutti i giorni. Lo marcavi tu? Lo marcavo io e ho avuto anche, gli ho rubato palla. Hai chiesto scusa? Che è incredibile, perché io sono un difensore di merda, quindi dico, cioè, nel senso, vabbè. Comunque gli ho rubato palla, a fine partita sono andato lì, gli ho chiesto la maglietta, mi ha dato la maglietta. Che bomba. E parlava in italiano ovviamente, tutto... E poi ho avuto la possibilità di fare alcuni eventi con lui, Nike, siamo andati a cena fuori, siamo andati all'Hollywood assieme a fare una serata. Figata all'Hollywood! No, quindi cioè, avevamo un buon rapporto, quindi quando è successo la morte incredibile sua, della vabbè, famiglia e sicuramente anche le altre persone, è stata veramente una roba... Cioè, qua in America l'abbiamo vissuto in una maniera... cioè pazzesca, terribile, cioè, proprio... poi noi giocavamo quel giorno, cioè, quindi pensa alla carica che avevamo tutti noi giocatori, andare in campo e giocare nonostante quello che era successo. Beh, ma io penso che quello, io sono stato a LA nel periodo in cui era successo ed è come... Cioè... C'è andato allo Staples Center a vedere... No, allo Staples Center non sono andato, c'era un sacco di murales, ma proprio tanti tanti murales. Io sono andato lì. Cioè, per dare un'idea, dai ragazzi, scusatemi, sto facendo il podcast, scusate, volevamo vedere le mie unghie nuove. Per dare un'idea, è come quando da noi muore il Papa, probabilmente, forse di più, perché in realtà il Papa è anche una figura controversa da noi. E quello che dicevo prima, secondo me è proprio la morte di un eroe greco. È una cosa strana, io l'ho vissuta così, perché quando è uscita la notizia, che io ovviamente, come dicevo prima, ero nello spogliatoio, io non pensavo fosse vero, cioè, perché all'inizio, non so se vi ricordate, c'era la voce che fosse una gag, una cosa vera, ok? Quindi, quando abbiamo scoperto che era una cosa vera, purtroppo, cioè, ho detto, Dio, ma come, cioè, nella mia mente dicevo, ma no, ma lui per me è sempre stato il mio idolo, una persona, secondo me, cioè, un supereroe. Certo. Non pensavo che potesse succedere una cosa del genere a lui, infatti è stata una cosa strana, poi sai, nello spogliatoio, gente che piangeva, perché sai, ovviamente, cioè, io... È stata una figura di riferimento per tutti, ma è stato come per dirti, cioè, Michael Jordan, cioè, nel senso, tutti i giocatori hanno avuto come idoli Michael Jordan e come Bryant, certo. E quindi è stata veramente una roba terribile. Ma poi l'età, cazzo, era giovane, esatto. Non... No, ma poi lui, la cosa incredibile è che lui prendeva l'elicottero come se fosse la macchina, cioè, nel senso, quindi, cioè, tutti i giorni lo prendeva e quel giorno quelle cose imprevedibili, purtroppo. No, terribile, terribile, terribile. Va messa in conto, cioè,
No, ci deve essere di insegnamento, nel senso che bisogna godersi la vita, perché non sai mai quello puoi avere tutto e perdere tutto in un momento. Allora, da questa vita non se ne esce vivi. Assolutamente, quindi magari. Sì, e invece tra italiani, che, quanti siete a giocare in NBA? 3 adesso. Tu, Gallinari? Gallinari e Melli, che gioca a New Orleans. Belli, ok. Belli. Non lo conosco, vedi, sono io, so tutto. No, c'è stato un periodo che eravamo, allora, in periodo eravamo, vabbè, io, Gallo, Andrea Bargnani. Bargnani. Datome. No, basta, eravamo in 4. Beh, non siete in tanti. No. Ad essere andati in NBA. Però sai, essere già in 4 in NBA, cioè, non è una cosa... Diciamo, ma tra voi italiani vi supportate, vi sentite? Sì, certo. Sì, sempre. Beh, abbiamo la chat tutti insieme, mille gag, si massacra un po' quello che succede nel mondo NBA e via. È figata. Cerchiamo di godercene insieme, perché sai, cioè, ovviamente sai, quando abbiamo, soprattutto in questo periodo che comunque io sono a San Antonio, Gallo è a Oklahoma. Ah, è Oklahoma, sì, ok, è rimasto che era Los Angeles. E Melli a New Orleans abbiamo appunto questa chat in cui almeno ci passiamo un po' di tempo assieme, perché sennò da stare in casa, aspettare ovviamente che si decida il da farsi è lungo. Sì, la comunità italiana dell'NBA. Esatto. In 3. Esatto. È un buon numero comunque. No, ma assolutamente, cioè, nel senso ci proviamo, dai, adesso non vediamo l'ora, cioè, non so qual è un'altra cosa può succedere. Perché un'altra nazione estera oltre a quella italiana che ha una buona presenza sull'NBA, qual è? Noi non abbiamo una buona presenza, ne abbiamo 3. Vabbè, sì, allora, pensare. Un vivaio grosso. Filippine, sai che non penso ci sia adesso pensando. infatti. Filippine no. È una comunque questione di altezza. Assomigli un sacco a un giocatore di basket. Quale? Con il Gallo. Chi? Ma chi? No, tuo fratello, Martin, tuo fratello. Ah, io? Allora... Se tu vai su internet e scrivi Steven Adams. Ho capito che Steven Adams. Sì. Vi posso far vedere a chi assomiglio io? Ho tagliato i baffi, però. Steven, esatto, quando li tenevo, io con la mia ragazza abbiamo guardato ovviamente qua e tu avevi la barba. Secondo me quando avete fatto con Fiorello, può essere, adesso non mi ricordo. L'ho tenuta per un po'. Io ho detto lui è uguale a Steve Adams. Cioè, adesso vi posso far vedere a chi assomiglio io? Ditemi se non è uguale. Cioè, vedere. Cioè... forse la forma del cranio, le sopracciglia, no ma con la barba, vabbè, ma anche adesso assomiglia, ma con la barba è identico. Guardate, anch'io penso di avere un sosia. Una volta sono andato a Los Angeles a fare in lavanderia e uno mi fa: ma sei lui? Questa cosa la cieca, perché sì, ma il tipo sarà tra due metri. Okay. No. Ah, madonna. Oddio, ma Anderson. Sei tu Anderson. Quando facevi il giudice di X Factor. È Chris Andersen, che tra l'altro è un mito, perché si alcolizzava, faceva un sacco di robe pazze. Infatti dillo che i tatuaggi li hai copiati da lui, quelli sul collo. No. Io lui lo conoscevo perché aveva fatto uno slam dunk contest facendo cagarissimo, mi sembra. Sì, era un giocatore che dava l'anima, ma che non aveva tanto talento. Ciao, si impegnava un sacco. Ma sai che abbiamo, allora, io già ti avevo in mente come ospite, Beli, perché sei bolognese di base. E poi perché sto per finire la mia carriera. Ah, esatto. Sì, ho detto diamogli quest'ultimo possibilità. E ho detto e non ti ho mai contattato. Poi stavo cercando casa, mi trovo in un'agenzia immobiliare e la ragazza dell'agenzia immobiliare mi dice che ti conoscevo, conosce la tua ragazza bene. Esatto. E abbiamo parlato di te per un'ora piena. E lui quando ha detto Bellinelli, no, questa cosa è incredibile, lui ha detto chiamiamo Bellinelli, io gli faccio ma perché hai detto Bellinelli? Perché... Ecco, ti sei interrotto. Ti sei interrotto, Fede. Va così. Ma perché stai camminando per casa? E arrivo, c'ho il computer scarico, cazzo, devo andare di là. No, la coincidenza è che anche quando abbiamo avuto i Nokia mi ha detto Regaz, dovete invitare Bellinelli. E io ho collegato tutte queste cose e ho detto basta. Ma infatti, quando io ho guardato... aspetta, lui mi ha detto Bellinelli e io gli ho detto, cazzo, io ci devo girare una cosa per la Rai con Bellinelli. È molto piccolo. Ma infatti ci ho scritto subito con lui, perché in quel momento che abbiamo ascoltato io e la mia ragazza il podcast con lui, siamo andati subito a ascoltare la canzone Bologna by Night.
te, perché erano quasi scese le lacrime, perché noi siamo qua ormai da 8 mesi. Beh, un po' di autocelebrazione, ragazzi. Bellinelli si guarda Muschio Selvaggio da San Antonio, comunque. No, no, sempre. Ma si ascolta pure i Nokia, insomma. Esatto, tanta roba, Tanta roba. Certo. No, vabbè, ma poi se vogliamo parlare di tutte le cose di che guardiamo su, vabbè, su tutti quanti, ma su lui, su tutti, vabbè, mangiato i cereali. Infatti a me fa ridere perché quando si fa riferimento ai miei video, come puoi spiegare, alla fine... Ti ho guardato grande quando hai mangiato i cereali, mi viene detto. Quando hai vomitato. No, sai cos'è? La cosa clamorosa è stata quando sei andato a tirarti i capelli. In quello India. Che sei in vacanza, mi sa, con tua mamma. Sì, non mi ricordo. Anche lì, lo racconti, sembra... Cioè, come quando ho visto il video dove ti sei tagliato no, i capelli. Sì, cioè, la scena in cui sei dal barbiere, in cui veramente, cioè, sto tagliare i capelli. Sì. Quello è stupendo. Infatti ora me li faccio da solo sempre, basta. Con le forbicine da unghie. Oppure te le fa Fede, no? Anche, è vero, è vero, Moicano. Ma il... hai visto che vi seguo, voi non pensavate, ma... Super informato. Sono sul pezzo, siamo sul pezzo. Domanda, tra giocatori, cioè ho già capito che comunque può esserci anche tra grandi giocatori delle antipatie, no? Cioè, certo. Ma cioè, quelli più famosi, cioè quelli... come si chiamano? Le superstar, le icone, le stelle. Cioè, fanno le feste in casa, giusto? Presumo proprio di sì. Sei mai stato ad una festa a casa di Michael Jordan? Mai? No, magari, ma guarda, quello sarebbe stato il mio grande sogno. Cioè, nel senso, io adesso ti dico, si vedono ogni tanto nelle storie di LeBron che fa delle feste in casa, tipo, non so, feste di Natale, oppure invita i suoi compagni di squadra, poi sai, con delle bottiglie di vino di una certa qualità, cioè, nel senso, penso che quella che costi di meno costa almeno $7,000, una roba del genere. Però no, non sono mai stato, cioè nel senso, non ho mai giocato con stelle di quel livello, diciamo. Beh, cazzo, Tim Duncan. Invece un'altra cosa che mi dispiace un sacco è che sai, noi quando per Natale ci facciamo un regalo tra compagni di squadra. Io non ho mai avuto la fortuna di giocare con Howard, Dwight Howard e James Harden, che ho saputo che loro, quando è il Natale, sai cosa regalano alla squadra? Un orologio del... orologio de Marpighe. Cioè, nel senso, io quella roba lì, purtroppo, e io purtroppo quella roba lì non sono mai stato presente. O Rolex, o roba del genere. Quindi ti dico, che easy. Sono veramente un sacco per quello, avrei veramente voluto... E tutti vorrebbero giocare con James Harden perché a Natale ti regalano... Ma poi ti rendi, cioè, nel senso, c'è un bel gesto, perché alla fine sai, regalare a tutti i compagni di squadra... Cioè, alla fine sono 14-15 orologi, sono uno o due. No, e l'asticella è altissima, immagino l'imbarazzo che ci deve essere a riuscire a soddisfare dei multimilionari. No, ma infatti noi... Ti regali un paio di calze e lui ti regala il Rolex. No, ma qua a San Antonio noi mettiamo un budget, noi qua siamo molto, vogliamo molto basso. Sì, giusto. Noi mettiamo tipo, non so, non deve superare, per dirti, $150. Ma che marcione. Siamo abbastanza ridicoli, infatti. Scusa, il 90% degli atleti dicono che vanno in bancarotta. Quindi è giusto, si stanno ridimensionando, magari quel test di 3 giorni a inizio. Infatti, a me sarebbe piaciuto fare un regalo da $150, ma ricevere un orologio. Cioè, quello sarebbe stato incredibile. Cioè, gli dai un paio di calze e ti l'orologio. Penso $50 vi regalate il disegno, cuore, ti voglio bene. Esatto. Quelle robe un po' più così. Quello mi manca tanto. Ma quando non ci sono pandemie, quanto spesso vieni in Italia? Appena finisce la stagione, il giorno dopo. Cioè, partiamo subito perché ovviamente, sai, noi amiamo l'Italia, ci piace l'Italia. Poi, vabbè, la mancanza comunque della famiglia, amici, è tanta. Mm-hmm. Quindi noi di solito torniamo, fai conto che io l'anno scorso per dire sono tornato il mese di maggio e poi sono ripartito per tornare in America a fine settembre, quindi ho comunque un bel periodo per stare in Italia, diciamo. Figata. Però che quest'anno mi sa che la vedo dura. E dove le fai di solito le vacanze? Di solito a Formentera, siamo andati in Sardegna l'anno scorso, a Napoli, Capri. Mare bello proprio. Madonna, sì. No, stiamo un po' a Bologna perché è giusto comunque viverci tra la famiglia e gli amici, poi dopo appena c'è la possibilità... Si va nei posti super belli con un super mare.
Super Baby. E... Lemon, vieni qua. Vieni. Cos'è, un cane? Cosa, che abbiamo anche lo stesso cane, non è che... Ah, c'è anche tu il bulldog francese? Certo. È il cane che va di tendenza. Quello. È vero. Oh, ah, grande. Che bello. Sai, sembra il drago di Dragon Trainer. Il giocatore è... Ah, domanda. Ci si... no, due. Tre. Calma, calma. Tate, no. Ah, domanda. Ma quale? Quale delle quattro? No, perché c'è un sacco di domande da chiedere. Madonna, è uguale, fa te. Tu sei stato anche l'unico italiano ad aver vinto lo Star Game dei tiri da tre, no? Sì. Quindi emozioni. Non so come, ma sì. Dov'è? Ma 22 tiri? 23. 23. Buccio di culo. 23, se dice il numero. No, ma culo in generale comunque. No, no. Vabbè, ma vinci dei soldi? Sì. Guarda com'è contento Fede. Solo per quello volevo vincere, non per l'onore di essere più italiano. Ti può dire? Vabbè, uno era $50,000. Vabbè, giusto. Sì, cioè, vabbè, e poi altri premi, però sì, cioè nel senso... Dai, diceli tu, guarda che noi siamo... È giusto dirlo, sono soldi vinti. Ma non lo so, in totale... No, non tirarmi in mezzo, questo è un tuo interesse. In totale penso... Non mi ricordo, sono passati già degli anni, però diciamo dai 100 o qualcosa del genere, perché poi c'hai dei vari sponsor. Che figata. Perché ti danno le sponsorizzazioni. Ma la palla che ti danno, il trofeo? Ce l'ho a casa. Ah, te lo lasciano, non è che... Sì. No, quello originale ce l'ho, nascosto ovviamente, quello è l'anello. E... perché sono cose, come dicevamo, importanti, che insomma, vale, cioè, è successo comunque in passato, tornando al discorso di prima, che un sacco di giocatori comunque vanno in bancarotta, cioè, è successo che giocatori NBA abbiano dovuto vendere l'anello. Esatto, cioè, purtroppo è successo, sono successe anche queste cose qua. Sì, nel football ovunque. Sì. Sapete, io sono stato, avete presente il banco dei pugni, quello? Sì. No, fanno vedere in TV. Non il banco di affari di famiglia. Affari di famiglia, Las Vegas. Sono ma stato è veramente lì. Così? È più un set, loro non ci sono, però okay. Tu entri, fai la fila e vendono effettivamente le cose. E tra le tante cose che vendevano c'erano un sacco di anelli sia del football americano che dell'NBA. Minchia. Posso dire questa cosa comunque, spero veramente non mai arrivare così. Ma no, ma già. La città preferita in cui hai vissuto d'America? Ok, San Francisco, perché è stata la prima, poi è città seconda, no, clamorosa. E seconda, devo dire che mi è piaciuto un sacco, vabbè, Chicago è un'altra città molto bella, Toronto molto bella, però ovviamente freddo vero, sempre, tutti i giorni. Toronto. Esatto. New Orleans è una città che magari molti sottovalutano, però è una gran bella città, divertente. Un sacco di storia poi New Orleans. Sì, un sacco di storia, quartieri stupendi, quartieri francesi, roba del genere. Quindi è una città in cui ci ho toccato e mi sono trovato molto bene. Se tu potessi scegliere tra vivere in Italia e vivere lì? Allora, io farei 6 mesi in Italia e 6 mesi a Miami. Oh, Miami, bello. Mi piace Miami. Madonna, io impazzisco per Miami. Io e la mia ragazza. Sì, Miami mi sembra guarriccione, cioè tanto male che no, ma dipende come la vivi, perché ovviamente, sai, ci sono dei personaggi particolari. Sì, è pieno di tatuati come Fede. Los Angeles è molto più figa come città, cioè la vita, le persone. Più easy, meno tamarro. Più easy, mentre Miami, giusto come dicevi te, è molto tamarra. No, beh, però Miami è anche uno spizio, anche... No, beh, dipende poi come la vivi sempre, cioè, però sì, Miami a me piace tanto, poi cioè, dico, non mi piace, Los Angeles è bellissima, ma è troppo lontana, cioè, l'ora di differenza dall'Italia è... Sì. Ah, poi spostarti è un casino. Miami ha un ottimo mercato immobiliare, anche ottime tasse. Esatto, vedi? Controllo ma anche quel bello. Pensavo proprio a quello. Cioè, proprio anche vero, le tasse, come sono le tasse a San Antonio? Come a Miami, sono basse, quindi basse. È un piacere giocare in questa città, anche se è così bella. Diciamo. La città più luminosa degli Stati Uniti. Una delle città più belle che sono stato a giocare. True American Dream. Infatti prima non l'ho nominata, mi sono dimenticato. E
Nelle partite tu ti sei scontrato con tutte delle grandi star. Sì. E qual è, dopo Kobe, perché da quello che ho capito Kobe forse è uno che proprio dici... Quello che assomigliava di più a Michael Jordan, secondo me, Kobe. Cioè, nel senso, Kobe era. E l'altro? Ok. Kerry fortissimo. James Harden a me non mi piace. Kevin Durant, clamoroso, proprio fortissimo. Quanto è alto Stephen Curry? Sarà 1,90, io sono 1,90. Mi sembra bassissimo. Sarà 1,90, sì. Però c'ha una mano che... Certo, ad oggi secondo te chi è il giocatore? Sia quello più forte e quello più promettente in NBA? Allora, quello più dominante sicuramente è LeBron James. Perché comunque cioè alla fine fa tutto. Cioè, fa gioco di squadra, poi tecnicamente comunque fortissimo, quindi direi lui. Quanti anni ha adesso LeBron? LeBron dovrebbe avere 35. Quindi c'ha la sua età. LeBron James. Però dietro di lui c'è un lavoro per farlo arrivare a almeno 40, cioè nel senso... Perché penso che poi tenga in piedi anche la Lega in qualche modo, cioè sia l'uomo... l'NBA ovviamente come ha investito, come avete visto magari nel documentario di Last Dance, come ha investito su Michael Jordan... LeBron investe sulle sue scuole. Esatto. Poi chi posso dirti? Ti direi Kevin Durant, a me piace molto lui. Però non è più giovane, non è giovanissimo. No, avrà sicuramente più giovane di noi, di me, LeBron. È stato sfortunato perché non ha giocato questa stagione, perché l'anno scorso si è spaccato il tendine d'Achille. Se no probabilmente magari vincevano il titolo Golden State in finale con Toronto. Poi vabbè, è un altro giocatore forte, Kawhi Leonard. Che è giovane lui. Lui secondo me sicuramente ha 26, adesso non lo so neanche, però sì, a me piace cazzo. Andate a vedere la mano di Kawhi Leonard se siete interessati. Perché? Perché non ha una mano, è così. Sorbole. Cioè, c'è una mano gigante, cioè sembra la palla da basketball, non ce l'hai in mano, sembra un mandarino, un'arancia. a me piace. Infatti è facile vincere così o... Cioè, certo. Comoda. A me piace quello che ha vinto Rookie of the Year, fa vedere. La madonna. Sembra IT, raga. No, fa paura. Dovrebbe paura. Darsi al basket. Direi. Ma è facile per potrebbe loro suonare, cioè, anche il piano fare venire fuori da San Giovanni in Persiceto. Sì, che è un po' più difficile. Ma a me piace chi era il Rookie of the Year dell'anno scorso. Vabbè, anche Luka Doncic è molto forte. Doncic spacca, secondo me. No, lui sicuramente ha il futuro dell'NBA nelle sue mani, cioè è clamoroso. Qual è la musica che ascolti che ti carica di più? Cioè, sei stato influenzato dall'hip hop? Devo essere sincero, non ascolto tanta musica, però sì, Drake, Notorious B.I.G., Puff Daddy, Pod School, poi ovviamente Fede, non posso non dire Fede. Ma senti, come viene vista in America? Io ho visto sta scena di Drake, sì. Che fa lui è numero uno. Alla finale tra Golden State e Toronto, cioè Drake che si metteva al posto dell'allenatore... Vabbè, a parte che lui ha una percentuale della squadra, adesso non so quanto... Cioè, nel senso, lui è... Non so se... Vabbè, ha una percentuale della squadra, adesso non so cosa, come, quando, dove, e quindi lui ovviamente lo vedete sempre seduto di fianco alla panchina, quindi lui può permettersi anche alcune cose, quindi, non so, prende in giro i giocatori... Sì, manda a fare in culo i giocatori. Sì. Tipo Berlusconi? Sì. È il Berlusconi dell'NBA. Esatto. Ma infatti tu ti trovi a giocare con i super VIP a distanza, puoi saltarci addosso anche, non succede niente, lo fanno spesso. Non succede niente. No, ne ho visti tanti, ovviamente sai, le vedi poi soprattutto quando vai a giocare nelle città di livello, cioè nel senso quando vai a Los Angeles, quando vai a New York, al Madison, cioè lì io ho visto veramente tante persone famose, cioè vabbè, Beyoncé era venuta a vedere la partita, Denzel Washington a vedere i Lakers, Nicolas Cage, vabbè, la lista è lunga perché sai, vengono in tanto, sai anche Fete, nel senso lì a Los Angeles. Ma poi di chi è, cioè, ti capita di andare a chiedere le foto? No, vorrei, ma non si può. Non vorrei, ma non lo faccio, cioè nel senso. Io lo farei, che me frega.
No. Lo so, vorrei ma non lo faccio. Beh, però ci sarebbe bello. Invece di caderci sopra... Con Denzel Washington mi piacerebbe. Come? Con Denzel Washington mi piacerebbe fare una foto, sono uno dei miei attori preferiti. Ti è mai capitato di scazzare pesantemente con un giocatore tanto che... Perché capita, penso, ogni tanto che cioè, gli strascichi di una litigata finiscano anche su Twitter, no? Non è mai successo a me. Sciamponeggiati qua in Emilia Romagna, Fede. Io sono molto tranquillo, cioè di evitare le risse, i problemi, le cose sui social, cioè non... Sì. Non ha mai litigato, penso, cioè nel senso sicuramente ha mandato a fanculo i compagni di squadra, ci saranno state dei battibeck, ma non... È vero che da... tu ti ricordi quella rissa pazzesca Indiana Pacers, Detroit Pistons? Anni diversi, però quella è stata una rissa. Da lì penso che sia cambiato tutto lì. Da lì hanno cambiato le regole praticamente. Cioè praticamente come... nel 2000 e qualcosa, 2005, 2006, non adesso mi ricordo. Una rissa tra squadre? No, tra squadre... Praticamente tra tifosi e giocatori. Oh la Madonna. Praticamente Ben Wallace, che è questo centro fortissimo dei... Andate a vedere il telaio che ha. Praticamente dà una spinta a Ron Artest, mi sembra, che era una super testa calda, che penso che poi si sia rovinato la carriera Ron Artest per sta roba. Un sacco di giocatori si sono... Dopo lui è andato, lui ha avuto la fortuna di andare ai Lakers con cui ha vinto l'anello. Cioè lui ha avuto la fortuna, è stato fortunato. Però c'è stata una rissa che... Praticamente lui lo spinge, questo ragazzino qui. Questo è Ben Wallace. Ben Wallace. Lì giocava Cleveland, però prima lì nella rissa giocava Detroit. Praticamente lo spinge, lo lancia dall'altra parte, poi Ron Artest si sdraia sul tavolo degli arbitri. E un fan, cioè uno spettatore, gli lancia una Coca-Cola. Poi. E tutto inizia con Ron Artest che scala gli spalti. Gli va incontro. Gli va incontro, gli tira un pugno e da lì iniziano a picchiarsi i giocatori con gli spettatori. Ma è una roba, raga, mai vista. Cioè, che onore. E venne fuori. Ma infatti sono arrivate molte sospensioni serie. Sospensioni di un anno. No, venne fuori che era una pubblicità. Oppure delle partite, tante partite. No, era una pubblicità della Coca-Cola. Sì, stavo dicendo. Venne fuori che era solo una trovata di marketing per spingere le lattine. E io ci ho provato a giocare un po' a basket, poi non ho mai perseguito, perché non ho mai fatto uno sport. Ecco, ti dico, il mio trauma è sempre stato lo spogliatoio, per quello vado in palestra, perché è molto individuale, non c'è un gioco di squadra, non c'è competizione con nessuno se non con te stesso, e questo mi distruggeva da bambino. Io non volevo competere con nessuno, capito? Non ho mai per la competizione pensavo che perché stavate con l'uccello al vento. Anche, ecco, quello il secondo fattore principale, lo spogliatoio, per me è sempre stato un trauma. Poi sai, all'inizio, cioè, poi pensa nell'NBA, tutti quei pensieri, pensa nell'NBA quanto senso di inferiorità avrai. Infatti è meglio non vedere nessuno, cioè nel senso, quando escono loro, vai tu nella doccia, cioè. No, sì, infatti sì. Mi ricordo che da piccolo, ma è normale che sia così, tutti da piccoli facevamo la doccia con le mutande, poi dopo un po' cambiano le cose, perché arriva l'allenatore quando hai mai 12-13 anni, dice, oh, c'è un uomo, scelta ragazzi, cioè, quello era il discorso, però sai, ecco, vedi, sono riuscito a bypassarla sta esatto fase, idem io ho incredibile, che mai... culo, magari saremmo potuti essere degli atleti veri uomini. Io sono stato bloccato dalla vergogna di stare nudo davanti a altri nello spogliatoio. Avevi paura che ti bloccasse la crescita questa cosa? Sì, ma era un trauma. Io anche a scuola, quando le poche volte che ci si trovava in spogliatoio, spesso, anzi, forse io contagiavo con il mio imbarazzo, Pudizizia. Contagiavo tutti e si cambiavano tutti in bagno, capito? Nello spogliatoio io mi ero... È arrivato Luis, spogliato. No, madonna. Vabbè, ragazzi, io devo andare in studio. Ok. Poi, la finiamo qua, allora. Beh, figata. Super bella, quando volete. Molto bella. Io vorrei... Poi becchiamoci tutti a Bologna. Esatto, cioè, stavo proprio per dire dove... Intanto apriamo il gruppo WhatsApp. Uno, voglio vedere la vecchietta, quindi mi devi invitare a casa tua. Qui sai dove vivo, perché la mia agente immobiliare di fiducia... Non me l'ha detto, però immagino. Però posso farci un caffè tutti qua. Certo. Io sono l'unico che gioca bene, io so giocare bene. Vero, Luis? Non lo so. Ma come? Hai giocato a Ibiza insieme a basket? Oh, io qualche anno di basket l'ho fatto, eh.
Beh, allora facciamo una sfida. Sono anche 1,85 che non è granché a livello anch'io, io sono però. Ok, allora io Marco Martin e Fede Marco Luis, così siamo già sono alto uguale a Martin. Però giuro, questo qui, a parte gli scherzi, una partitella di basket dovremmo farlo. Dai, organizziamo. Ah, quando volete, dai, quando torno, spero presto, ci sentiamo. Dai. Allora... Ciao ragazzi, grazie mille, figata. Ciao, grazie di tutto. Mi faccio vedere le mie unghie l'ultima volta, così si... Esatto. Ciao. Vado a vomitare, ciao. Saluti. Ciao.